Buonasera, mi dimetterò dalla presidenza domani a mezzogiorno. Questo è un giorno storico. L'unica volta che un presidente si sia dimesso dalla propria carica. Cambiamento del caso Watergate. L'uomo che aveva commesso il più grosso reato nella storia americana non sarebbe mai stato processato. Ho un'idea per un'intervista. Richard Nixon. Sei il presentatore di un talk show. Ieri ti ho visto mentre intervistavi i Bee Gees. Non erano meravigliosi. Perché mai dovrei parlare con David Frost? Per $500,000. Ah, sì? Frost ha ingaggiato 3 investigatori con i sacri pendenti. Io sacro pendente 1. Io sacrissimo pendente. Gli stringerai la mano? Dopo tutto quello che ha fatto a questo paese, scherzi? Ah, oh, piacere di conoscerla. Signor Presidente. Sì. È stato devastante. Credo che non ce la farà a riprendersi. Frost non è al suo livello, signore. Lei potrà ricostruire la sua reputazione. Questo progetto è una barzelletta. Spero che non li stia tirando fuori di tasca sua. Vorrei avere tasche così profonde. Mi sto giocando tutto quello che ho. C'è un motivo se lo chiamano Dick l'imbroglione. Pronti per girare? Ieri ha trascorso una bella serata. Sì. 4, 3, 2. Ha avuto modo di fornicare? A te, David. Al popolo americano serve una condanna. Vorrei dare a Nixon il processo che non ha mai avuto. La democrazia dipende da questo. Non permetteremo che accada. Dobbiamo sbarazzarci di loro. Voglio potere e gloria. Perché non ha bruciato le registrazioni? Non volevo rispondere a nessuna domanda sul Watergate. Ferma la ripresa. Io ti rovinerò. Dovessi impiegarci il resto della mia vita. Cosa ho fatto? Se in questa intervista Nixon si dovesse autoassolvere, davvero sarebbe il peggiore dei crimini. 3, 2. A te, David. Veramente lei sostiene che il presidente può fare qualcosa di illegale? Sto dicendo che se il presidente a farlo vuol dire che non è illegale. Come, scusi?